Salve a tutti, siamo in compagnia dell'avvocato Messina, responsabile scientifico del Master della LUIS in consulente legale di impresa. Avvocato Messina, quali sono gli obiettivi formativi di questo Master? La peculiarità del nostro percorso formativo è legata al fatto che noi vogliamo coniugare la parte tecnica, operativa, redazionale alla parte didattica. Questo attraverso un programma che è un combinato disposto di lezioni tradizionali che affrontano le fattispecie giuridiche e che affrontano tematiche che usualmente non sono affrontate nel normale cursus honorum universitario e poi degli approfondimenti tecnici, redazionali, contrattuali sugli strumenti che vengono affrontati precedentemente nella parte didattica. Quindi, per farle un esempio, se si parlerà di un contratto finanziario, di un contratto di agenzia, di distribuzione o piuttosto di una delibera assembleare, subito dopo si affronteranno quelle che sono le difficoltà tecniche redazionali di scrivere materialmente un contratto o piuttosto un atto specifico. Quindi il nostro obiettivo è coniugare la parte teorica alla parte pratica. Posso chiederle chi sono i destinatari di questo master, i profili che prediligete? I profili che noi prediligiamo sono neolaureati o laureati con uno o due anni di esperienza fino ai tre anni di esperienza che hanno fatto un'attività magari di pratica legale, che vogliono perfezionarsi. Noi ci vogliamo porre come un corso postgraduate tipo master, che vuole essere anche un momento di approfondimento nella vita professionale di un giovane avvocato. Perfetto, posso chiederle come si lega questo master al settore del banking? Ma non è che questo master è un master legato al settore del banking, questo è un master per consulente legale di impresa e oggi basta aprire i giornali tutti i giorni per vedere quanto sia importante la parte di debito delle aziende, per cui in questo master la parte dedicata alla finanza e ai rapporti bancari ha un suo peso, ma come lei ha visto dal programma del master, anche la parte societaria è fatta molto bene, con colleghi molto attenti a tutte le tematiche anche nuove, particolari del diritto societario, dico diritto societario per dire anche la parte dei contratti di impresa. Questo ovviamente nei percorsi universitari la parte contrattualistica del contratto di impresa non vede una materia particolare, perché sono affrontati un po' in diritto commerciale, qualche volta in diritto privato. Ecco, noi che vogliamo e che abbiamo l'ambizione di formare i consulenti legali di impresa, abbiamo lasciato una parte molto importante ai contratti legali di impresa, ai contratti di impresa, che non sono soltanto i contratti appunto di tipo commerciale, ma come lei e come stavamo dicendo prima, sono anche la contrattualistica di impresa finanziaria, per esempio, a tutte le operazioni legate ai crediti. E un'altra parte importante è legata al diritto fiscale, per esempio un consulente legale, non dico che deve essere un fiscalista, ma la nostra idea è che deve essere preparato a porre anche la domanda ad un consulente che poi sarà il consulente dell'impresa, o se invece il consulente legale di impresa è un consulente di un grande studio, deve essere preparato a capire che c'è la problematica per poi rivolgersi al proprio fiscalista interno dello studio. Quindi la parte fiscale è una parte che noi trattiamo. All'interno del programma c'è tutta una parte che noi come LUIS abbiamo una sensibilità particolare, la parte legata alla lavoristica, quindi alla sensibilità del diritto del lavoro, dove noi parliamo anche delle relazioni industriali.
e poi devo dire che sicuramente, ecco, l'ultima parte che voglio segnalare, proprio la parte del diritto comunitario, ecco, oggi non si può prescindere da una valutazione di tipo internazionalistica, di tipo europea, e quindi anche su questo noi siamo molto attenti. Quindi questo è un programma pensato per chi? Pensato per l'avvocato che sta all'interno di uno studio legale, e che si rivolge alle imprese naturalmente, e anche per chi invece sta all'interno degli uffici legali dell'impresa. Mi sono lasciato per ultimo una chicca, un nostro fiore all'occhiello, qualcosa su cui noi teniamo molto, anche combinato con il nostro programma formativo, che è l'inglese giuridico. All'interno del nostro master c'è un'attenzione molto forte con delle lezioni previste all'interno proprio del percorso formativo di inglese giuridico, fatto da un avvocato inglese molto bravo che lavora con noi da tanti anni. Quando inizierà la prossima edizione? La prossima edizione inizia, come di consueto, a fine ottobre. Quindi sono ancora aperte le selezioni, avete delle richieste particolari in termini di iter di ammissione? Abbiamo delle richieste, stiamo effettuando le selezioni, abbiamo tante richieste, noi naturalmente siamo un master a numero chiuso, quindi le selezioni sono aperte. Perfetto, la ringrazio, è stato gentilissimo. Grazie molto e saluto tutti.